Come si comportano gli amici durante la chemioterapia? Questo è il libro di Daniela Sgambelluri, edito da Eidon Edizioni, che presentiamo oggi insieme all'autrice. Benvenuta Daniela, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Allora Daniela, da come è nato questo libro? Dove è venuta l'ispirazione? Allora, l'ispirazione è nata purtroppo, ahimè, da una mia esperienza personale, perché nel 2014 purtroppo mi sono ammalata di un carcinoma ovarico, ovviamente ho dovuto affrontare tutti gli esami del caso, le operazioni, una chemioterapia, e per cui è stato un qualcosa di veramente molto molto pesante, come potrete voi tutti ben capire. Però ho cercato, nonostante il dramma, di interrompere quello che è il rimuginare attraverso le mie passioni, e per cui la scrittura, la fotografia sono state veramente essenziali per me, e da qui appunto è nato questo libro, Come si comportano gli amici durante la chemioterapia, assolutamente autobiografico, e è un diario, c'è la possibilità appunto da parte anche del lettore di così scrivere anche proprio commenti, oppure di scrivere anche lui stesso la storia esattamente come ho fatto io, sia a parole sia in immagini. Quindi un libro che viene incontro alle persone che stanno vivendo un momento di sofferenza come quello appunto dell'affrontare il cancro e la chemioterapia, un libro che però ha portato all'autrice una vera e propria rinascita, tant'è vero che Daniela Vertù hai fatto degli eventi qui a Genova. Esattamente Oriana, sì, l'ultimo è stato proprio a Palazzo Ducale in occasione dell'8 marzo per la festa della donna, perché questa mia passione poi l'ho portata appunto anche fino a Palazzo Ducale, e l'evento consiste in questo: allestiamo dei set fotografici con la presenza di una make-up artist, e sono eventi, soprattutto ci tengo a sottolinearlo, gratuiti, totalmente gratuiti e dedicati a queste donne, proprio come gesto di solidarietà, un gesto ovviamente simbolico, però aperto a tutti, e per cui scattiamo delle foto, trucchiamo tutte le persone, aperto anche agli uomini ovviamente, ed è un qualche cosa che mi fa veramente sentire benissimo in primis io, e spero insomma che sta andando molto bene e andremo avanti proprio anche per Genova, per cui siete tutti invitati, i telespettatori proprio di Telecity, a questo evento che è assolutamente gratuito. Benissimo, allora grazie alla nostra ospite Daniela, arrivederci presto. Grazie Oriana, grazie a Telecity.